Sentite tutti, se no possiamo accendere il microfono. Pure è meglio accendere il microfono. Ma se preferisci possiamo accendere. Abbiamo il microfono, ce l'abbiamo, il potentemente. Sì, possiamo prendere il microfono. Sì, sì, abbiamo solo un reggio il microfono. Con la nascita della filosofia in Grecia ci sono almeno 300 anni
di sviluppo intellettuale in cui si riflette sui risultati egiziani, mesopotamici, in connessione con la filosofia, diciamo dal 600 più o meno al 300 a.C. Verso la fine di questo libro, insomma ne pare il IV secolo, si completa, diciamo, la costruzione di questo metodo nuovo, il metodo dimostrativo. Ecco, una cosa importante che io credo vada sottolineato, che nasce il fatto la parola matematica, no? Che come tutti sapete, immagino, non è una parola greca, insomma, non esisteva prima, e la nascita della parola è abbastanza ben localizzabile, no? Il termine matematico nel significato più o meno attuale, con delle differenze che vedremo tra poco, è sistematico in Aristotele, per esempio, mentre è sempre in Platone, quindi è proprio in quel momento nasce la parola. Cioè il termine matematicos c'è in Platone, c'è anche negli autori precedenti, ma significa relativo all'apprendimento, diciamo, relativo all'insegnamento, non è il significato di riferimento ad una disciplina particolare, mentre in Aristotele comincia a significare riferimento a una disciplina particolare. Ecco, questa disciplina, che è il nome di matematica, è però qualcosa di molto diverso dalla matematica come si intende oggi. E di molto più ampio, perché la matematica sono arrivate diverse classificazioni delle scienze matematiche. Cioè, secondo la più antica, la matematica si divideva in aritmetica, geometria, astronomia e musica. In altre classificazioni successive cominciano a far parte della matematica non solo l'astronomia e la musica, si intende la teoria musicale essenzialmente, ma anche non so, l'ottica, l'idrostatica, la meccanica, la geografia matematica. Quindi matematica era qualcosa che possiamo tradurre più o meno come scienza esatta, diciamo oggi. Cioè tutto ciò in cui è utile dimostrare teoremi, tutto ciò che è caratterizzato dal metodo dimostrativo. E quindi si dimostrano teoremi, ma non si dimostrano solo teoremi di geometria, si dimostrano teoremi di meccanica, teoremi di idrostatica, teoremi di ottica, insomma, teoremi. Ecco, i metodi geometrici svolgono un ruolo importante in questa dimostrazione, costruiscono un po' la piattaforma di base da cui si sviluppano tutte queste diramazioni. Potete vedere come applicazioni, in realtà ognuna di queste ha una sua struttura di teoria, è basato sui propri postulati, diciamo, e ha dei propri teoremi. Ecco, questa è la prima cosa che volevo sottolineare, che per quello che succede, e io credo che una certa misura, soprattutto per la geometria, questo caratterizza ancora la didattica odierna, quella che voi ragazzi avete visto a scuola. Quello che succede è che la geometria in qualche modo viene insegnata, almeno nei primi anni, la geometria viene insegnata e ancora, diciamo, ha ancora un legame abbastanza stretto con la tradizione euclidea, con la tradizione classica, quindi si insegna ancora a dimostrare teoremi, almeno in una parte delle scuole, insomma, perché arrivano anche studenti a tutti per cattedra, ma non sanno cos'è un teorema, non si scrive una matematica, e il numero di studenti di questo tipo aumenta, però io spero che siano ancora delle scuole in cui si dimostrano teoremi. Però quello che credo la maggioranza degli studenti non percepisca è come questa geometria, così il nostro teorema sui triangoli, sui cerchi, fosse la base di queste altre conoscenze, cioè dell'ottica, della meccanica, della geografia matematica, perché tutte queste altre cose invece sono scomparse dalla scuola. La geografia matematica, quel pochino che viene insegnata da una persona che aveva in biologia molti anni dopo, per cui in genere le persone adulte non sanno cos'è antropico, insomma, non sanno. L'ottica geometrica è scomparsa dall'insegnamento, insomma, quindi non, che naturalmente forniva una delle principali applicazioni del concetto di angolo, per esempio, no? Perché l'idea della grandezza apparente, per esempio, sia determinata da un angolo. Io scopro, parlando con i miei studenti, che non è più una nozione comune tra le persone che si iscrivono a una facoltà scientifica universitaria, cioè, mentre dal terzo secolo a.C. in poi era una nozione comune tra le persone volte. E naturalmente c'era un'applicazione fondamentale della geometria euclidea, insomma, che tra le applicazioni c'era anche la prospettiva, per esempio. No, anche questo è scomparso dall'insegnamento secondario. E così è scomparsa la meccanica. Ecco, se c'è un po' di applicazione
alla meccanica della matematica, questo riguarda l'analisi matematica, diciamo, il concetto di derivata, di integrale, ma non riguarda più i metodi geometrici e euclidei, insomma, quindi è rimasta, diciamo, questo insegnamento abbastanza lungo dall'applicazione. E quindi la cosa importante è capire che invece queste cose, quando sono nate, avevano uno stretto rapporto con l'applicazione. Ecco, uno stretto rapporto con l'applicazione non significava però che non fossero teorie, come ho detto prima, cioè ciò che era importante per l'applicazione era la dimostrazione del teorema, non era semplicemente il risultato numerico o comunque quantitativo che veniva applicato. Ecco, volevo insistere su questo legame che c'era anche tra la possibilità, diciamo, di argomentare in modo dimostrativo e la novità, per esempio soprattutto nel terzo secolo a.C., in cui arriva a perfezione nel metodo di dimostrazione, la novità di poter fare una progettazione tecnologica scientifica, su basi scientifiche. Ora, perché è importante dimostrare teoremi per poter progettare tecnologia nuova? Anche perché la tecnologia è naturalmente antica quanto l'uomo, insomma, no? Il processo di eliminazione si fa coincidere con la capacità degli ominidi di cominciare a costruire degli oggetti, insomma, quindi la tecnologia è sempre stata. Però la tecnologia si è sviluppata da empirica, non c'è una teoria della tecnologia, insomma. E quindi l'artigiano, anche il costruttore, non so, anche in epoca dell'egiziano, dell'Egitto faraonico, costruiva cercando di imitare il modello di chi l'aveva preceduto, di tenere conto, diciamo, delle conoscenze accumulate empiricamente. Insomma. E questo significa non poter discostarsi troppo dalle cose già fatte, insomma, perché sennò non sapeva se l'oggetto costruito avrebbe funzionato oppure no. Ecco, se io invece so fare una teoria, all'interno della teoria so dimostrare teoremi, allora io mi posso permettere di ragionare con certezza anche su oggetti che non esistono, questa è la grande differenza. Cioè, non so, un esempio che mi viene spesso da fare è il lavoro di Archimede sulla stabilità dei corpi galleggianti. Archimede dimostra che certi corpi con certe forme posti nell'acqua galleggiano verticalmente in posizione stabile, mentre se hanno una forma diversa, una densità diversa, si rovesciano più fianco. Però se io posso dimostrare questo mediante dei teoremi, significa che prima di costruire una nave saprò se quella nave potrà galleggiare in posizione stabile oppure non ho bisogno di fare la prova, il che significa mi fa risparmiare delle somme enormi. Del primo giornale, dal vento dell'altro, che questo si rovescia, no? Quindi posso ragionare non solo di oggetti reali, ma anche di oggetti virtuali, che non esistono ancora, ma proprio in base ai ragionamenti che faccio, posso decidere se vale la pena costruirli oppure no. Ecco, questa è la grande differenza che c'è tra la progettazione teorica, scientifica, diciamo, e la tecnologia puramente empirica, insomma, che non è basata sulla possibilità scientifica di progettare. Ecco, quindi una cosa che va sottolineata è che all'epoca non c'è differenza tra quelle che noi chiamiamo matematica e quelle che noi chiamiamo fisica. Dicevo, la matematica comprendeva l'astronomia, comprendeva l'ottica, comprendeva la meccanica. Perché? Perché in tutte queste discipline si dimostrano teoremi, perciò sono matematica. Ciò che unifica la matematica è il metodo, non è l'oggetto particolare. Se io non so, dall'altra parte tutti questi oggetti, geometria compresa, tutte queste discipline, geometria compresa, si occupano in qualche modo del mondo reale, ma si occupano del mondo reale costruendo modelli teorici, insomma. Modelli teorici che però sono utili per la descrizione del mondo reale, no? Quindi c'è questo doppio livello, insomma, dell'oggetto concreto e del modello teorico. Però si sa che il modello teorico è un modello di qualcosa che esiste o che potrebbe esistere, insomma, che... E quindi c'è questo, ecco, la situazione naturalmente è molto diversa da quella moderna, qui poi c'è stato una scissione, di questo vorrei parlare tra un po'. È interessante ricordare la posizione di Cicerone, insomma, che rappresenta bene, secondo me, una delle due posizioni che accennavo all'inizio, che secondo me vanno combattute. Cioè Cicerone dice che i greci hanno perso molto tempo, diciamo, nello studio teorico di geometria. Diciamo, noi romani siamo più furbi, non dice proprio così, ma
insomma, abbiamo capito che ci sono dei risultati utili e dei risultati inutili. Insomma, a noi ci interessano solo quelli utili, insomma, quindi ci interessa solo di misura, come calcolare l'ampiezza di un campo, certi rapporti bisogna essere rispettati nella costruzione degli edifici, poi i teoremi astratti, perdita di tempo, li lasciamo quindi, perdita di tempo dei greci. Ecco, perché non funziona questa posizione, che assomiglia molto a quello che insegniamo nelle scuole oggi, come controllare il conto corrente, diciamo, gli sconti al supermercato. E perché la struttura, diciamo, della teoria matematica è una struttura connessa e la connessione tra dati logici. Ora, le affermazioni matematiche connesse tra di loro logicamente formano un continuo, una rete, diciamo, di cui alcune affermazioni sono utili, altre sono completamente inutili. Se io conservo solo quelle utili, tolgo quelle inutili, distruggo la struttura, spezzo la rete, certo, distruggo i legami logici, insomma, quindi non è più matematica quello che rimane, un insieme di ricette sconnesse, analoghe forse alla prematematica dell'Egitto faraonico, ma non certo la teoria matematica greca. Quindi questa idea di poter scegliere furbescamente tra le parte il fatto che certe cose che sono inutili quasi vengono utili, poco naturalmente, no? Però mi sembra importante questa caratteristica, diciamo, che voler isolare le frazioni delle utili spezza le catene deduttive, insomma, perché nelle catene deduttive ci sono sempre le affermazioni utili e inutili, tutti e due i tipi di affermazioni appaiono nella stessa catena. Ecco, poi naturalmente, come tutti sanno, diciamo, la scienza antica fece una brutta fine, insomma, quindi questa matematica antica che aveva questa doppia capacità di essere utile praticamente e di avere una struttura rigorosa al suo interno, diciamo, di essersi basata su un metodo dimostrativo, fece una brutta fine, insomma. E per molti secoli in Europa le conoscenze matematiche si erano ridotte, diciamo, a praticamente nulla. Bene venerabile nell'VIII secolo, considerato il più grande matematico europeo di epoca, e scrive sostanzialmente due dopo i matematici, uno su come trovare la data della Pasqua, diciamo, e l'altro come indicare i numeri con gesti della mano. Insomma. Cioè io faccio 1, 2, 3, però dopo 10 non le faccio, però posso dare 11 di caso, 12, però. Ecco, questo è il livello della matematica europea, diciamo, ovviamente nell'VIII secolo, insomma, è abbastanza impressionante. E poi c'è una ripresa che comincia, naturalmente la ripresa nel mondo islamico c'è prima, comincia l'VIII secolo, insomma, si comincia a tradurre qui denaro, insomma, e c'è una ripresa sia degli studi matematici sia delle applicazioni. Però io volevo, una volta detto che questo è un fenomeno importante, siccome ho poco tempo, volevo passare direttamente a parlare essenzialmente della nostra Europa, insomma, è che in Europa c'è una ripresa, diciamo, delle conoscenze scientifiche in generale e matematiche in particolare, comincia, diciamo, nel XII secolo, 1100 e qualcosa, e comincia con un lavoro di traduzione, cioè si cominciano a tradurre le opere antiche e si traducono più delle volte dall'arabo, perché erano state tradotte dal greco, a volte dal greco all'arabo, più spesso dal greco al siriaco, poi dal siriaco all'arabo, poi dall'arabo vengono tradotte in latino. Traduzioni di quarta mano, fatte da persone che non erano matematici naturalmente, quindi spesso si perde parte del significato, a volte si trovano degli errori marchiani, insomma, no? Ricordo la traduzione che era data di Cremona del trattato galleggiante di Archimede, nel punto chiave del postulato ci sia uno scambio con una frase negativa e affermativa, perché si è pensato mettere l'opposto di quello di Archimede, per dare un'idea. Però comunque gli studi si riprendono. E per tutto il 200, il 300, si studia matematica. Nel 200 nascono le università in Europa, come probabilmente sapete. Tra l'altro alcune delle più importanti università d'Europa sono le università italiane, questo non so se i ragazzi lo sanno, insomma, no? L'università più antica, l'università di Bologna, l'università più antica d'Europa, la seconda è quella di Parigi. Dopo poco nascono Oxford, Cambridge, Padova, Montpellier, Salamanca, e queste rimangono quelle le università principali di tutta l'Europa.
due di queste sono con la mia Paola, che sono centri italiani. Ecco, però che succede? Che si studiano questi antichi testi, sia nel caso della matematica che in altri casi. Questi testi sono arrivati a unirsi, diciamo, dal contesto, nel senso che non si conoscono più le applicazioni che quei testi avevano, quindi se ne fa uno storia puramente scolastico, verbale, no? Cioè si studia il significato delle frasi, ma non si sa più a che servono le cose che si studiano. E questo non permette sviluppi significativi. E infatti non ci sono sviluppi significativi nella matematica europea del 200 e del 300. Tranne in un caso, direi, un'eccezione rappresentata dal lavoro di Leonardo Pisano, del tuo Fibonacci, che nel 1202 pubblica Liberandaci. E Liberandaci, diciamo, è il primo tentativo europeo di impadronirsi, diciamo, dei metodi numerici sviluppati dagli altri, sia dal punto di vista della scrittura dei numeri posizionali, sia dal punto di vista degli algoritmi di calcolo, della risoluzione dei problemi algebrici. Però questi metodi, che in larga misura non sono stati sviluppati dagli altri, anche se la notazione posizionale è la più antica, non forse alcuni pensano che sia che sia arabo, perché noi diciamo cifre arabe, ma Fibonacci dice giustamente cifre indiane, perché gli arabi erano imparati dagli indiani, e gli indiani a loro volta erano imparati dai mesopotamici, insomma, la storia è più antica per il sistema posizionale. Però comunque poi in Europa arrivano grazie agli arabi. E dicevo, quindi il primo settore, diciamo, che si sviluppa è questo, e perché? È perché trova un incontro con un problema applicativo concreto, cioè con i problemi della contabilità che avevano i mercanti. Insomma, Bernardo Fibonacci è un mercante, insomma, quindi ha problemi di contabilità commerciale. E quindi la possibilità di risolvere, per esempio, questo sistema di equazioni lineari con il metodo della forza posizione, della propria forza posizione, e così via, serviva per risolvere problemi che riguardavano il commercio. Anche se nello stesso testo ci sono anche problemi che non hanno un'applicazione, ma sono inseriti a scopo di divertimento, come il famoso problema dei conigli, insomma, che forse è più famoso di tutti i problemi trattati da Fibonacci. Però lo statuto essenziale, diciamo, è dato dalla soluzione di problemi che possono interessare i mercanti nella contabilità. Ecco, un altro aspetto interessante, mi sembra che questo libro è all'inizio poi di una nuova tradizione didattica. Cioè sì, sulla falsariga, insomma, del libro di Fibonacci, forse di un'altra opera dello stesso Fibonacci che però non c'è arrivata, che era un compendio più semplificato, diciamo, del Liberandaci, si chiamava Trattato di Minor Guisa, si cominciano a compilare altri trattati d'Alto. E con la base di questi trattati d'Alto nascono le scuole d'Alto. Quindi, come dire, la prima matematica viva che si sviluppa nell'Europa latina è caratterizzata in parte dalla riappropriazione di una tradizione antica, diciamo, in parte araba ma in parte anche greca, cioè Fibonacci usa anche nel manoscritto che lei ha studiato Euclide, insomma, quindi c'è una fusione dei metodi arabi e dei metodi greci. E però non è solo la progressione, ma è anche l'interazione con un problema applicativo concreto, sui problemi che hanno i mercanti, e dal luogo, diciamo, al nuovo tipo di scuola, quindi in altre nuova tradizione didattica, nuova tradizione normale. Quindi c'è un legame strettissimo tra applicazione, scuola e teoria, insomma, questo mi sembra interessante. Però questa c'è un'eccezione, perché per il resto lo studio della geometria euclidea continua a essere uno studio scolastico, prima di rapporti con le conoscenze pratiche. E questo è un esempio particolare, un fenomeno molto più generale, no? Anche in materie che oggi non diremmo matematiche, insomma, nelle altre scienze, insomma, c'è la stessa separazione. In realtà la conoscenza si sviluppa in due ambienti diversi nell'Europa dell'epoca, insomma. Cioè, da una parte ci sono le università, ci sono anche centri extra-universitari in cui, diciamo, si sviluppa altra cultura, insomma. Quindi si studiano i testi antichi, si cerca di capirli, si traducono, si commentano e così via. E dall'altro ci sono le botteghe artigiane, in cui si sviluppano conoscenze empiriche e senza teoria. E noi non
esempio, non so, l'architettura richiede conoscenze non banali, ovviamente, no? Ma non esiste un insegnamento di architettura nell'università. No, le uniche facoltà che sono all'università sono teologia, giurisprudenza, medicina e facoltà delle arti. La facoltà delle arti si insegnano le sette arti, cioè le quattro arti medie, cioè musica e astronomia, e le tre grammatica, retorica e dialettica, sono quindi una base di cultura sia umanistica che scientifica. Insomma, queste sono le sue facoltà. Quindi la materia dell'architettura non ha nessun rapporto con l'insegnamento all'università. Non so, la cartografia è importante, la cartografia per i marinai, ci sono anche portolani fatti con grande cura, insomma, c'è la carta pisana, 200, che è bellissima, consiglio a qualcuno di vedere, in rete, se vedete carta pisana, vedete subito, vi arrivano molte immagini. Ecco, i cartografi lavoravano su commissione, diciamo, dei capitani delle navi, imparavano dal mestiere da altri cartografi, ma non usavano conoscenze teoriche, e le conoscenze dei cattolici non venivano trasmesse all'università né in altri tipi di scuole. E allo stesso modo, non so, si scrivono trattati di ottica, per esempio, ma non c'è nessuna interazione tra i trattati di ottica e il fatto che a un certo punto si inventano gli occhiali, per esempio. Ma quelli che nel 200 si diffondono gli occhiali, quelli che scrivono trattati di ottica scrivono trattati sull'essenza della luce, ma non si rapportano che c'è una teologia, come commentare la parola di Aristotele, le affermazioni di Stato sulla luce, e poi queste cose le scrivono guardando il foglio su cui scrivono con gli occhiali, per commentare, perché mi interessa di scrivere occhiali, non c'è nessuna riflessione teorica con gli occhiali. Ecco, in questa situazione la stessa cosa, non so se più con l'artiglieria, nel 300 però chi si occupa di meccanica non si occupa del mondo dei proiettili o dei problemi dell'artiglieria, insomma, si occupa della natura del mondo. Gli antichi testi che ci sono arrivati, oppure si sviluppa il tecnologico, e questo è un altro problema. Il sviluppo tecnologico è importante, diciamo, sia soprattutto nel 300, oggi da voi, e ma l'altro non interessa il discorso di meccanica. Sono due mondi separati. E quello che volevo sottolineare è questa separazione, che costituisce un limite gravissimo. Ecco, quando è che si incontrano questi due mondi, il mondo della conoscenza del potere cristiano con il mondo dell'alta cultura? Essenzialmente nel Rinascimento italiano. E questa forse è una cosa che non viene sottolineata abbastanza, se non è a scuola quando si parla del Rinascimento, no? Perché se ne parla a livello soprattutto umanistico, insomma, di letterari e artistici, insomma, no? Di arti figurativi. Ecco, la cosa importante è che nel Rinascimento questi due mondi si incontrano, quindi si cominciano a scrivere, per esempio, umanisti scrivono sulla cultura, insomma, pittori cominciano a scrivere trattati, architetti cominciano a scrivere trattati teorici sull'architettura, quindi ci sono, per esempio, e a me colpisce molto come prima opera del genere, credo, il trattato sulla cultura di Giambattista Alberti del 1836, secondo me è bellissimo, perché c'è una riappropriazione proprio della geografia di Euclide. Lui prende alcune definizioni elementari di Euclide, quella di punto, di retta, di piano, però dal punto di vista del pittore. E quindi c'è una differenza rispetto a una varia geometria, che è una geometria colorata, perché una geometria che è soltanto il colore. E poi si parla di ciò che realmente viene visto, cioè dice il punto è un segno, il segno è ciò che si vede, perché ciò che non si vede non interessa nulla al pittore. Ecco, allora questo rapporto con l'applicazione, con il sapere della bottega, ha due effetti. L'uno è quello di abbassare il livello teorico. Infatti, quando poi deve definire una linea, Alberti dice che è data da tanti punti che sono dietro l'altro, che è un regresso alle concezioni pitagoriche, pre-euclidee, insomma, che Euclide sapeva che non si poteva mettere punti. Però l'interesse che ha l'applicazione fa sì che qui sia un problema nuovo, cioè il problema di recuperare l'antica teoria della prospettiva. Cioè, nell'antichità c'era stato la teoria della prospettiva, come sappiamo, sia per città, sappiamo da varie fonti, insomma, però non ci sono rimasti per tanto. Ecco, come facciamo a sapere che c'era la teoria della prospettiva nell'antichità? Essenzialmente perché, innanzitutto, le basi, diciamo, della teoria sono nell'ottica del Bini, che c'è rimasta, che dà le basi concettuali, però non sviluppa la teoria. Poi
Poi c'è una serie di fonti che dicono che il sistema di rilascimento usato in pittura. Poi ci sono delle altre fonti, per esempio il commento di Pappo, l'ottica di Euclide, in cui elementi della prospettiva sono sviluppati, cioè commentando l'ottica di Euclide si dice da qua discende, per esempio l'esistenza del punto di fuga, insomma, dice Pappo. E poi ci sono anche altri degli affreschi, insomma, in quella teoria della prospettiva applicata. Il più importante forse è la stanza delle maschere del Palatino, in cui la prospettiva è evidente. Quindi si sapeva che esisteva, però all'epoca non si conosceva questo affresco, però sapevano che esisteva questa della prospettiva essenzialmente per come dire, citazioni di seconda mano, per esempio quello che scrive prima il vecchio sulla pittura, insomma. E però c'è il problema di ricostruirla, che non sono rimasti trattati. E questo pone dei problemi matematici nuovi. E Battista Alberti fa i primi passi, perlomeno i primi passi diciamo in uno scritto, perché sembra che all'inizio ci fosse il lavoro di Brunelleschi, però non ha scritto nulla, pensava di dover tenere per sé segreta la conoscenza, quindi non possiamo sapere fino a che punto aveva sviluppato la teoria. Però lui per esempio si pone il problema di come rappresentare in un quadro un pavimento piastrellato con una piastrella quadrata. Quindi questa piastrellatura come deve essere raffigurata su un piano verticale in modo che l'impressione visiva sia la stessa se guardo il pavimento diciamo, con la profondità. E questo è un problema nuovo. E naturalmente come dire, gli sviluppi poi di questa teoria saranno fatti da altri, saranno fatti soprattutto da Piero della Francesca, che credo il più grande matematico del 400, probabilmente i ragazzi questo non lo sanno, penso che Piero della Francesca non sono un pittore, ma Piero della Francesca potrebbe essere un pittore, diciamo, era un matematico, Piero della Francesca sviluppa la teoria della prospettiva, dicevo, non lo sapevo. Ecco, questo è un altro bel esempio di come dire, avere in mente un'applicazione, no? Può essere essenziale per lo sviluppo della teoria. Piero della Francesca sapeva che la matematica doveva servire una pittura, per questo c'è una teoria, che il matematico puro che sta lì a studiare soltanto i libri di Euclide, diciamo di Archimede, di Pappo, quindi potrebbe dire non è, perché lì il problema non c'è, non siamo un problema. Però c'è un quadro anche di altre cose, tipo un libro sui solidi regolari, anche un trattato d'acqua con cui si occupa anche di problemi di contabilità, insomma c'è lavorare in tutti i settori della matematica dell'epoca, per la Francesca. Era molto più colto, per esempio, di Leonardo da Vinci, insomma, no? Di matematica che aveva poco, come probabilmente sapete. E Leonardo da Vinci, come dire, non aveva era un esponente di quella cultura, diciamo, formata solo nella bottega, non che si era formata nella bottega del Verrocchio, insomma, aveva pochi studi teorici, mentre la Francesca coniugava tutte e due le cose. Sapete, c'è un passo molto divertente, secondo me, di un manoscritto di Leonardo, in cui si pone il problema di come sommare due frazioni, insomma, non so, 3 quarti, 5 setti, non lo posso sommare separatamente in una categoria di denominatore. Era abbastanza intelligente da capire che il risultato non torna, non è molto giusto. Allora provo in altri modi. Dopo il terzo tentativo fa un appunto e ci ha fatto lo spiegare da frate Luca, perché non riesce a capire come diavolo si può fare. Ecco, questo era il livello matematico di Analus. Per dire che poi non basta solo la scusami, per questo è il modello moderno dell'ingegnere. No, è abbastanza divertente. Ecco, quindi lo sviluppo completo della teoria della prospettiva è quello che sia il primo stato matematico dell'Europa moderna, no, è il prodotto appunto del Rinascimento italiano. E poi allo stesso modo cominciano a porsi problemi applicativi di altra natura, per esempio si comincia a pensare che forse per l'artiglieria è utile fare una teoria di come si muovono i proiettili, insomma, no? E comincia per esempio a trattare per fare questo, insomma, scrive un libretto che chiama Scienza Nuova, in cui cerca di studiare il moto del proiettile quando esce la bocca del cannone, insomma. E Scienza Nuova è un termine che anticipa Galileo nel titolo dell'opera, no? Trattato intorno a due nuove scienze, insomma, in cui tra l'altro una delle nuove scienze si trattava proprio sul modo dei grafi. Però è così anche interessante vedere come in questo caso c'è un elemento ma manca l'altro, cioè c'è la volontà di studiare il modo dei proiettili,
c'è la comprensione che alla base di questo c'è uno studio matematico e l'uso della geometria. Però non ci sono conoscenze matematiche sufficienti per poter coniugare i due effetti, insomma. E perché l'unica cosa che Tartaglia conosceva bene era il libro di Euclide. Euclide considera sempre segmenti e circonferenze, insomma, non studia. E quindi Tartaglia, almeno all'epoca in cui era scritto La Scienza Nuova, non conosceva la teoria economica, non aveva altri strumenti. Allora l'unica cosa che riesce a immaginare è che il modo del proiettile sia passato un segmento, poi un altro circonferenza è un altro segmento. E in effetti se si chiama di produzione solo segmenti e altri circonferenze, forse è la cosa migliore che può fare. No? Ecco, però una volta che si è impostato il problema in questi termini, cioè si è capito che la matematica può essere usata per descrivere delle orbite di un proiettile, si è capito che bisogna fare la geometria, si parla con degli artiglieri per capire cosa in effetti fanno i proiettili, ma c'è un risultato importante che da Tartaglia, cioè qui arriva correttamente, però non si crede, il metodo del tutto oscuro, arriva al risultato che la gittata massima sia un'elevazione di 45 gradi. Però si arriva a 45 gradi solo perché deve stare a metà tra 0 e 90, perché sia con 0 che con 90 è una gittata nulla, quindi ci fosse la metà strada, quindi sembra casuale questo risultato. Ecco, però una volta impostato il problema in questi termini, poi ci saranno altri che svilupperanno la teoria meglio, insomma, no? Pur usando di Galileo, quindi si butta la balistica. Ecco, nel periodo successivo, per esempio nel 600, cominciano ad esserci una serie di stimoli alla matematica che vengono da molte applicazioni. Vorrei sottolineare, per esempio, le applicazioni suggerite dalla navigazione, sono state molto importanti. Insomma, forse anche questo a scuola non si è abbastanza conoscente. Cioè, questo è un periodo in cui diventa molto importante la navigazione oceanica, cominciano a formarsi tra l'altro gli imperi coloniali. Quindi naturalmente i problemi della navigazione sono particolarmente sentiti dalla potenza con il risultato. Ecco, perché una navigazione è più matematica? Per molte strade. Per esempio, uno dei primi problemi è quello di rendersi conto del perché funziona la navigazione di Poligno, come si fa a navigare contro vento. E le prime descrizioni di come si fa la navigazione di Poligno sono anche i primi trattati in cui si sviluppa il campo elettoriale. Il calcolo vettoriale nasce in una certa misura, diciamo, dalla spiegazione del perché si tratta di decomporre, no? La forza del vento, la resistenza dell'acqua, insomma, si tratta di fare una serie di decomposizioni. Se non sa fare le decomposizioni dei vettori, non può mai capire come funziona. Insomma. Quindi questo è un primo esempio banale, diciamo, di applicazione della matematica alla navigazione. Questa è un'applicazione più raffinata, nel senso che non so qual è la forma dello scafo migliore perché offre minore resistenza all'acqua, questo è un problema, diciamo, di volume in fluido che non viene risolto subito, però viene affrontato e provoca una serie di sviluppi teorici, diciamo, di tutta dinamica, insomma, no? Anche da parte di alcuni dei Bernoulli. Poi l'altro problema molto importante è quello della determinazione della longitudine, insomma, come tutti sanno, probabilmente, no? Non si sapeva come determinare con esattezza la longitudine. Beh, è chiaro. Se io sto in due posti diversi, lo stesso parallelo, guardando le stelle, non è che posso capire in quale dei due posti sto, perché con qualche ora di distanza vedo esattamente le stesse stelle. Quindi l'unico modo per sapere dove sto è avere un panorologico, insomma, per sapere in che momento vedo quello che vedo, non basta sapere semplicemente una fotografia di ciò che vedo. Ecco, orologi abbastanza precisi sono stati costruiti da Huygens, che tra l'altro ha dato le ossa di un'epoca matematica, che sono connessi alla sua costruzione di orologio a vento. Però naturalmente l'orologio a pendolo non si può usare su una nave, insomma, perché con il moto delle onde, diciamo, non riesco a tenere sempre in una posizione di verticale. Allora il problema è sostituire l'orologio a pendolo con un altro orologio che possa essere ruotato in modo qualsiasi senza disturbare le oscillazioni. Questo richiede una teoria meccanica, ma richiede anche matematica che deve essere sviluppata. Questa è una teoria che viene fatta in parte da Hooke, diciamo, in parte da Huygens, diciamo, che alla fine ci sarà un contributo tecnico di un orologiario, però i contributi teorici di Hooke e di Huygens sono fondamentali sia per lo sviluppo dell'orologio, diciamo, portatile, cioè quello in cui è un bilanciere che
che oscilla intorno al baricentro, l'idea è quello di avere qualcosa che oscilla intorno sul baricentro, quindi diciamo, la funzione verticale non è importante rispetto all'oscillazione. E però per capire la meccanica di un orologio del genere bisogna imparare dalla matematica nuova, secondo me. Ma naturalmente ci sono i problemi della cartografia. Cioè, bisogna fare delle carte nautiche buone, insomma, per fare carte nautiche buone bisogna sapere come trasformare, no, superficie della Terra, che è una parte della porzione di una sfera, diciamo, su una carta piana, e naturalmente non lo posso fare senza alterare quello che disegno. Insomma. Allora l'importante è scegliere quali caratteristiche voglio conservare inalterate, insomma, e riuscire a capire che proprietà hanno le trasformazioni che lasciano in variante le caratteristiche che voglio lasciare inalterate. Ecco, io credo che, non sono sicurissimo, qua non lo potete dire, credo che nell'insegnamento della geometria che si fa al liceo si sottolinea l'importanza delle trasformazioni geometriche, ma credo la geometria delle trasformazioni di invarianti, o no? Sì, però forse non si sottolinea abbastanza, secondo me, quali sono state le prime trasformazioni che sono state considerate dal Bernardo della trasformazione geometrica, perché se io dico voglio trasformare geometricamente, perché mi interessa? Allora, ci sono sostanzialmente due origini, insomma, no? Delle trasformazioni geometriche. Uno è come trasformare degli oggetti tridimensionali facendo una rappresentazione bidimensionale, che è data dalla teoria della prospettiva. E l'altro è come trasformare una superficie di sfera in una carta piana per fare le carte nautiche, le carte geografiche. Insomma. Quindi la cartografia e la prospettiva sono all'origine, diciamo, di queste due tipi di trasformazioni, da cui si generano poi classi di trasformazioni più generali, insomma, di cui però rimane la memoria anche nella terminologia. No? In geometria differenziale si parla ancora di carte, di atlantica, i geometri differenziali non sanno più perché si usano questi nomi, pensano che sia uno scherzo di qualcuno che si è divertito a immaginare che assomiglia un po' a un atlante. No, perché, non ha, perché persone come Euler e Gauss si occupavano di cartografia, no? E quindi era molto chiaro l'applicazione. Ecco, per esempio, uno dei problemi era quello come rappresentare, come fare delle carte in modo che la rotta di una nave che segue una direzione che appare costante rispetto al nord segnato dalla bussola, cioè in cui la rotta fa un angolo con nord che è costante, per una rotta del genere è comodo che sia disegnata con una retta sulla carta. Perché è chiaro e comodo per il timoniere seguire sempre lo stesso angolo con un con una bussola e se questa rotta per segnare. Ecco, però come deve essere fatta, come si deve trasformare una superficie sferica in una superficie piana, in modo che un arco di cerchio massimo sulla sfera che taglia tutti i meridiani sullo stesso angolo diventa una retta sulla rappresentazione piana. Questo è un problema matematico, la soluzione della variazione di Mercatore, questa è la prima di una serie di trasformazioni. Poi studiare la classe di trasformazione del genere porterà poi un giorno sulla geometria differenziale. Insomma. Però secondo me sarebbe importante già dalla scuola cominciare a vedere alcune di queste trasformazioni. Per esempio, ecco, spesso si sente dire, questo è l'altro esempio che volevo fare, che le rette parallele si incontrano nel punto all'infinito. No? A me mi è capitato spesso di sentire persone non matematiche che dicono, mi sembra una strana cosa, questo è un po' normale, come le rette parallele si incontrano all'infinito, ma che è questo punto all'infinito? Sembra una cosa detta dai matematici per stupire, diciamo, il profano, diciamo. E spesso non viene spiegata l'origine di questa cosa, perché le rette parallele si incontrano in un punto all'infinito? Perché se io ho due rette parallele, perché ho i due bordi di una strada, e devo rappresentare in un quadro, devo fare le due linee della strada non parallele, ma che si incontrano in un certo punto, che è al centro del quadro, che è il punto di fuga, quel punto in cui si incontrano le rette parallele. E quindi dalla teoria della prospettiva nasce quella geometria creativa in cui bisogna introdurre il punto all'infinito. Nasce per il fatto che in questa rappresentazione, in quello spazio va a finire nel piano del quadro, esiste un punto del quadro che non corrisponde a nessun punto dello spazio, ma al punto all'infinito, cioè questo punto viene aggiunto dal pittore. Allora, se questa cosa viene vista in relazione con la prospettiva, si capisce che l'origine è molto concreta e applicativa. Non è un'idea che a matematici piace all'infinito perché tanto è stato fare una funzione, no? È proprio il contrario, no? Viene introdotto da gente come era da Francesco. Va bene, poi
cioè che si sviluppa naturalmente, gli sviluppi successivi sono sempre più complessi da descrivere, però è abbastanza chiaro il legame tra lo sviluppo della meccanica celeste in particolare, e lo sviluppo dell'analisi matematica. Questo è forse la cosa che nella scuola secondaria è tutta più chiara, no? Perché vedete una derivata, la stessa velocità, sono fatto una derivata, l'integrale che si usa in meccanica. Passo successivo è quando invece di studiare moti di punti materiali si studiano moti di flussi, la meccanica dei flussi. Questo già serviva anche per studiare il moto, per esempio, di una nave nell'acqua. E allora quello che cambia nel tempo non è più la posizione, cioè il trinomio che mi posizione di un punto, ma è una funzione dello spazio, una funzione di tre variabili che cambiano il tempo. Quindi può studiare il moto anziché di un punto, di una funzione, quindi uno spazio in tre dimensioni. E naturalmente la stessa cosa c'è quando si sviluppa l'elettromagnetismo, quindi può studiare il campo elettromagnetico o degli oggetti ancora più complessi, che però sono con una funzione del punto dello spazio che cambiano una volta nel tempo. Questo può essere un'analisi funzionale, così via. E quindi, vabbè, ci sono una serie di sviluppi. Ecco, quello che succede però, io pensavo di terminare però, non così. Quello però che volevo accennare semplicemente a un problema che secondo me è sotto per il 900 ed è ancora attuale. E c'è stata, io credo, una tendenza dovuta al sviluppo della specializzazione a scindere di nuovo, diciamo, la matematica dalle applicazioni, in particolare la matematica dalla fisica, insomma, e anche la fisica divisa in branche diverse, alcune delle quali sono molto interessate alla tecnologia e altre sono molto lontane da tutto ciò che è concreto, insomma. E quindi si sono riproposti vecchi problemi in un certo senso dal punto di vista metodologico. Mi ricordo c'è una citazione, mi sembra di Jost, e diceva Giosto, dice, c'è stato un periodo negli anni 30 in cui anni 30 del Novecento, in cui dice sotto l'influenza demoralizzante della teoria perturbativa dei campi, tutta la matematica richiesta un fisico teorico si era ridotta a una conoscenza rudimentale dell'alfabeto greco. Ecco, questo mi sembra interessante perché mentre sembrava anche la fisica avesse bisogno sempre più di matematica, a un certo punto bisogna tanto che i fisici non erano più in grado di impararla, e quindi hanno cominciato a scrivere lavori, diciamo, di qualunque cosa si potesse indicare con una lettera greca, insomma, andavano avanti, stavano fregandosene, diciamo, se fosse. E quindi si è anche diffusa, diciamo, l'idea che il fisico teorico non ha bisogno di fare dimostrazioni rigorose, anzi, se riesce a stupire il lettore, l'ascoltatore, che fa dei salti logici, improvvisi, dicendo delle cose palesemente assurde, questo è un punto a suo favore. Io mi ricordo, posso raccontare un'esperienza personale, già da Francesco, quando feci l'esame di fisica teorica, tantissimi anni fa, il libro di testo era Il principio della meccanica quantistica di Dirac, o Dirac, come si vuol dire adesso. E in questo libro si parla della famosa delta di Dirac, che forse qualcuno ha sentito dire, forse gli studenti no. Cioè la delta di Dirac è una funzione definita, una funzione che vale sempre 0, tranne che nello 0. Nello 0 vale infinito, e il suo integrale vale 1. Allora questa cosa mi dava fastidio, perché io ero uno studente di fisica all'epoca, però le contraddizioni interne mi davano fastidio, cioè una funzione che è nulla 1, tranne un punto, non può avere integrale 1. Quindi... E allora io avevo aggiustato le dimostrazioni in cui Dirac usava delta di Dirac, che avrebbero reso rigorose, insomma, prendendo delle figure, non so, delle gaussiane, perché cioè prendere, piccare sempre di più, la dimostrazione diventava rigorosa. E allora quando feci l'esame, il professore che era quello che era mi disse, ci dai, si vede che lei ha studiato, però non voleva usare la delta di Dirac, lei mi dimostra che non è un vero fisico, piuttosto un matematico, 29. Quindi fu punito, ma perché io, la mia appartenenza, diciamo, alla corporazione dei fisici l'avrei dimostrata, diciamo, non scandalizzando di fronte alla contraddizione palese. E questo è diventato sempre più diffuso tra i fisici, insomma, perché io lo trovo uno dei fenomeni preoccupanti, diciamo, della scienza attuale. Insomma. Per cui mi sembra che sia importante cercare di
invertire la tendenza. E naturalmente, ecco, poi ci sono i tentativi invece di, ecco, non può essere, quindi può avere l'impressione che si vada nella direzione opposta, perché esiste anche un sottogruppo invece di scienziati che esibisce, diciamo, la fusione di matematica e fisica a livelli non, diciamo, più avanzati, insomma, no? Non so, i geometri astratti, cioè, come teoria delle stringhe, per esempio, no? In cui ci sono persone che, facendo cose di matematica apparentemente molto, molto astratte, certamente molto rigorose, diciamo, riescono a incontrarsi con dei fisici teorici, quindi penso di aver realizzato di nuovo l'unità delle discipline. Ecco, io starei molto, sono un po', come dire, diffidente rispetto a queste cose, perché quello che mi è capitato di vedere spesso è che i fisici teorici con cui questi si incontrano sono dei fisici teorici che non fanno più fisica, ma che in realtà sono diventati loro dei matematici, non so, per cui è nata una nuova disciplina che riesce sì a coniugare a livello terminologico, diciamo, terminologia che viene dalla fisica con terminologia che viene dalla matematica, perché non ha più nessuna relazione con fatti sperimentali. Allora, se non ha più nessuna relazione con fatti sperimentali, non è più fisica, no? E quindi si tratta di rivendere, diciamo, all'interno di un ambiente che sociologicamente è quello di ex fisici, quindi dei risultati matematici, però, diciamo, i fisici che si occupano del, come dire, del mondo concreto, quindi che hanno una qualche relazione, sia pure mediata, con gli esperimenti, ignorano queste teorie, no? Sono da loro totalmente ignorate. E quindi la situazione mi sembra, da questo punto di vista, abbastanza preoccupante. Ecco, naturalmente ci sono anche settori di tipo diverso, in cui è ancora vero, diciamo, che certi tipi di problemi applicativi stimolano sviluppi teorici interessanti, insomma, no? E quindi questo tipo di interazione, per fare un esempio non recentissimo, perché gli esempi recenti sono sempre difficilmente come dire, raccontabili dai ragazzi, insomma, che dovrebbe dare infiniti preliminari, però per dire una cosa della metà del Novecento, per esempio, una cosa che va in questa direzione, secondo me la nascita dell'informazione, diciamo, che è una cosa tra l'altro elementare, che potrebbe essere insegnata, diciamo, anche nelle scuole secondarie, e che nasce da un problema molto, molto concreto, no? Dove sapete, forse, che Shannon si occupava della compagnia Bell dei telefoni, c'è, cioè, un problema di come trasmettere messaggi attraverso i cavi sottomarini, diciamo, nel modo più economico possibile. Insomma, per fare questo si è inventato un concetto di informazione, cioè, adesso siamo tutti vinti, diciamo, magari ci dimentichiamo che questa è una teoria che è nata in un contesto applicativo molto, molto concreto. Questo mi sembra un esempio che va nella direzione sana, mi sembra un esempio importante. Io direi che non so di finire qui per adesso, vediamo se ci sta un po' di dibattito. Per lanciare il dibattito, spero che qualcuno di voi voglia intervenire senza timore, ma io, diversamente dal professor Russo, ho avuto una carriera, abbiamo fatto una volta a gara per stabilire chi di voi aveva visitato ambienti culturali diversi, più diversi, io avevo fatto corsi più vari. Sapete, in Italia è un paese strano, uno diventa professore di una materia, la insegna, insegna sempre la stessa cosa per 40 anni, sempre la stessa cosa. Diciamo, noi abbiamo cambiato molto gli equipamenti, lui mi ha battuto sicuramente, forse riuscirò a recuperare nel prossimo decennio. Ma diversamente dal professor Russo, io nasco fisico teorico e però finisco nella facoltà di ingegneria. L'aneddoto della delta di Dirac e di Galileo, diciamo, io l'ho vissuto sia a fisica, a me che è stato sciarrino a fare una fisica, ma poi anche ad ingegneria. Cioè, il discorso è questo. Un fisico ora, forse ancora ora, per laurearsi deve passare 4 anni in un laboratorio facendo 4 corsi di 250 ore di misure. Cioè, uno deve stare in laboratorio, deve montare cose,
l'hai fatto pure tu. Io ho montato un avvizionatore. Ma l'esercitatore. Ecco, devi sottolineare più corsi e più raggruppamenti disciplinari di qua. Ma tu l'avvizionatore l'hai montato? No. Io l'ho montato. Ci sono delle persone che no, tutti quelli che si laureano in ingegneria e che martellano in maniera incessante con il concetto di pratico, praticamente praticità, professione, professionismo e professionalità, se gli chiedete cosa hai fatto con le mani, ti rispondono niente. Si lambiccano con il teorema di Shannon senza saperlo manco enunciare. Parlano di distribuzioni senza sapere che sono. Scrivono formule magiche alla lavagna. Se uno gli chiede che significa questo simbolo, dicono non lo so. Però lo usano, non so come, in che modo. Ovviamente ci sono degli ingegneri molto bravi, molto seri. Se avrete la voglia di venire agli altri seminari, vi farò conoscere il mio maestro ingegnere, si chiama Antonio Di Carlo. Avrete delle difficoltà serissime a capire che è un ingegnere. Diciamo che il professor Russo vi apparrà un uomo arruffone che usa poca matematica e che è poco preciso. Antonio Di Carlo ha delle nevrosi compensative da ingegnere, per cui quando parla, per esempio, non sentirete mai Antonio Di Carlo dire varietà, carta atlante. Quello viene dalla definizione rigorosa, quella che trovate nei libri di geometria differenziale. Non riuscite a fargli dire una cosa in maniera così superficiale, che è la nevrosi compensativa degli ingegneri. Allora, cioè, noi dobbiamo tentare di, semmai questa scuola d'eccellenza parte, e se parte bene, dobbiamo tentare di avere studenti da varie facoltà, sostanzialmente tecnico-scientifiche, più siano le materie hard, meglio è, ma dico, si parla di hard science per dire matematica, fisica, ma anche architetti se proprio necessario. Nel tentativo di mettere insieme culture diverse, mettere a confronto competenze diverse. Io lo so per sentito dire, ma tu forse l'hai vissuto, c'è stata un'epoca nella quale c'era il biennio comune di matematica, fisica e ingegneria. Tu l'hai fatto. Cioè c'era lo stesso professore di analisi matematica che insegnava la materia a matematici, fisici e ingegneri. No, secondo me era molto interessante, ancora più che avere lo stesso. Le discussioni che facevamo tra studenti, cioè il fatto che lo studente di fisica fosse parlando con il mio di ingegneria e viceversa, secondo me dava un'occasione di scambio culturale molto grande. Adesso invece non è più così. No, io sono stato chiamato per insegnare calcolo di probabilità ai fisici, la cosa mi faceva piacere perché ero passato dalla fisica al calcolo di probabilità, quindi sapevo bene quale potrebbe essere l'applicazione del calcolo di probabilità che interessava un fisico teorico. Quindi fui attirato da questo scegliere e accettare il mercato. Dopo qualche anno i fisici hanno deciso che la probabilità che insegnavano che bastava che si era percorso meglio che fosse insegnato in fisica, secondo me. E quindi hanno fatto un piccolo corso, un piccolo modulo, essenzialmente finalizzato alle statistiche che possono servire in un laboratorio, secondo la parte da dopo. Cioè, il corso di meccanica statistica è stato diviso tra corso di meccanica statistica per fisici e corso di meccanica statistica per matematici e così via. Cioè la logica è puramente accademica, per cui ognuno si fa i corsi per sé e scompaiono tutte le occasioni di incontro. Noi siamo riusciti alla facoltà di ingegneria della Sapienza a fare analisi matematica per scienze, per ambiente e territorio, diverso da analisi matematica per ingegneria meccanica, diverso da analisi matematica per ingegneria edile, diverso dall'analisi matematica per ingegneria civile. Fra poco, una volta, poi si sentono dei corsi inauditi, non ve li dico, ma io una volta feci una battuta e facciamo un bel corso di laurea, non un corso di studio, un bel corso di laurea
sul bullone della ruota anteriore sinistra della Tipo. Una cosa bella specifica, ingegneristica, di interesse applicativo, perché la Fiat sta a casino. Siamo arrivati al vecchio di questo tipo. Allora, l'idea, la speranza è che fra di voi ci siano dei giovani che, indipendentemente da dove si vogliono iscrivere, in quale facoltà si vogliono iscrivere, abbiano la voglia di passare qualche pomeriggio come questo, magari non di sabato, vedo dei docenti, la speranza è che ci siano dei docenti sulla media superiore che vogliono venire pure loro e vogliono discutere con i giovani sia del loro istituto che quelli che stanno nella scuola d'eccellenza. Poi voglio proporre un metodo di studio. Il professor Russo ha parlato, non me ne abbiate a male, come si deve parlare a una persona che abbia una cultura generale. Io ho fatto un liceo classico, questo è un discorso che ha fatto io, spesso lui ha fatto il genovese, no, il Giovanni Battista, io ho fatto l'Umberto a Napoli, diciamo, quelli dell'Umberto considerano quelli del genovese, Giovanni Battista Vico, come un po' più sexy, da? Ecco, noi invece consideriamo quelli dell'Umberto un po' come alcune istituzioni di Mario Vigno. Vabbè, sì, ve lo dico subito, gli umbertini si chiamavano i chiattilli, che sono i pidocchi. Allora, la cultura di base che ci è stata data dal nostro liceo è una cultura varia, cioè parlando di un grande pittore più o meno uno sa chi era, parlando della prospettiva, insomma, la proiezione di Mercatore uno sa cos'è. Io, Lucio, scusami, ma sì, penso che forse non tutti, anche quelli hanno... No, però l'ho definita la lezione. Ah? L'ho definita la lezione. Cioè, perlomeno ho detto, ma... Sì, quell'applicazione della sfera al piano tale che le curve a direzione costante verso nord sono alzate. Insomma... È una definizione. È una definizione. Non ho detto poi come si realizza. Allora, cerchiamo di...